Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti ad una nuova puntata di Review, una nuova giornata sta iniziando alla presenza del Signore, una nuova settimana ed è glorioso farlo insieme. Siamo felici di avervi ancora una volta qui in collegamento con noi, in questo giorno in cui potremo affrontare un nuovo tema, speriamo altrettanto interessante, così da poter edificare le nostre vite. Noi siamo innanzitutto delle persone interiori. Cosa intendo dire? Noi abbiamo come primo giudizio, diciamo, normale, è quello di vedere con gli occhi l'uomo, il fisico di un'altra persona. Quando incontriamo un uomo o una donna, osserviamo innanzitutto il suo fisico, la sua persona, la carne. Questo ci depista un po' dalla verità, perché pensiamo e siamo convinti che quello sia tutto il suo essere, ma in realtà Gesù e la parola di Dio ci insegna che noi siamo fatti esattamente come è fatto Dio, ovvero tripartiti. Siamo, come Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, anche noi siamo carne, spirito e anima. Oggi parleremo proprio di come fortificare l'uomo interiore, ovvero la parte dell'anima, facendo molta attenzione, perché spesso siamo tentati a giudicare una persona per la sua esteriorità, ma poi dimentichiamo che gli altri due terzi compongono l'essere, il carattere, le parole, i pensieri. Oppure tante altre volte giudichiamo la persona, l'uomo, da quello che vive nella sua spiritualità, dimenticando che è anche corpo e che è anche spirito. Ovviamente quando parlo di uomo interiore, e quando parleremo di uomo interiore in questa puntata, non ci stiamo riferendo all'uomo, ovvero alla persona di sesso maschile, ma ci stiamo riferendo al maschio e alla femmina, all'uomo e alla donna, e quindi parleremo di uomo interiore un po', come dire, fare riferimento esplicito all'anima dell'uomo. Bene, dopo questa piccola e breve introduzione, direi di aprire la nostra puntata subito con l'introduzione fatta dalla nostra cara sorella Kelly, che è collegata con un caffè con Kelly. Prego, Kelly. Buongiorno a tutti, vi saluto con la pace del Signore. Oggi vogliamo parlare di come fortificare il nostro uomo interiore. Sappiamo che ognuno di noi ha magari una difficoltà, una circostanza difficile, tanto desanimo, ma noi dobbiamo capire che la forza non viene da noi, sino viene dal nostro Padre, dal quello che ci dà questa forza, viene solamente da Lui. Allora, voglio leggervi Efesini 6,10 che dice: «Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza». Di chi viene la forza? Solamente di Dio. Noi capiamo questo, come io fortifico il mio uomo interiore. Possiamo prima capire che noi siamo corpo, anima e spirito, e che il corpo è facile da dar da mangiare, vero? Ma l'anima, lo spirito, ha bisogno della parola del Signore, ha bisogno della preghiera, ha bisogno anche del digiuno, perché sono cose che abbiamo imparato. Non lo so se voi stiamo dimenticando tante cose belle che impariamo attraverso la parola. Per esempio, quando uno comincia a imparare un versetto biblico, in quel momento ti aiuta, ti fortifica. Per esempio, io quando mi incontro in circostanze difficili, mi viene questo versetto del Salmo 23, no? Anche camminasse in valle di ombra di morte, non temerei male alcuno, perché tu sarai con me. Allora, ogni parola che viene dal Signore è per fortificare il tuo uomo interiore.
Io in questa bellissima giornata ti voglio dire, è necessario andare, stare in comunione con i fratelli, è necessario andare in chiesa. Non so se vi ricordate quando abbiamo conosciuto questo amore del Signore, andavamo, lodevamo, non c'era questa paura e era così bello perché? Perché abbiamo bisogno di fortificare il nostro uomo interiore. Attraverso che? Attraverso la parola del Signore, attraverso la preghiera, attraverso il digiuno, sono cose importanti. E io voglio leggervi questi due versetti che dicono: state dunque riti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestite con la corazza di giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelio della pace. No, noi sappiamo di chi viene la pace. Che veramente tu dici wow, grazie Signore, non importa quello che succederà, tu sarai con me. Io penso che noi possiamo fortificare il nostro uomo interiore, però dobbiamo cercarlo. Io voglio cercare a Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima e con tutta la mia forza. Io penso che deve uscire questo disanimo, questo del perché vado in chiesa, non ho voglia di andare, perché devo stare con i fratelli. La parola del Signore ci insegna questo, no? Che noi dobbiamo stare insieme, che noi dobbiamo lodare Dio, che noi dobbiamo ringraziare per la vita e che noi in questa bella giornata siamo portatori di fede, portatori di speranza, ma soprattutto siamo portatori di pace. Io voglio dirti buona giornata, che Dio ti benedica grandemente. Ciao ciao. Grazie, grazie sorella Kelly. È molto interessante questo breve pezzo di introduzione perché ci lancia già verso un consiglio molto pratico, è quello di non abbandonare la comune raunanza nella quale puoi cominciare ed avere gli strumenti giusti per fortificare l'uomo interiore, la tua anima. Bene, ma tratteremo nello specifico questo tema con un nostro amico in collegamento con noi e già conoscete il nostro ospite di oggi perché è molto seguito sulle dirette della Voce del Pastore con il fratello Cataldo, ma è anche uno tra i collaboratori interni dello staff di Parole di Vita. Sono felice di presentarvi questa mattina in collegamento da Taranto il fratello Domenico Scutifero. Buongiorno Domenico e benvenuto. Grazie Michele, buongiorno a te, pace, ben Pace del trovati. Signore, Ben grazie. trovati anche ai nostri follower o chi ci sta seguendo tramite la TV. Pace a tutti. Bene, siamo felici di averti qui questa mattina anche perché il peso di trattare questo argomento è venuto proprio a te, caro fratello Domenico. Noi siamo felici anche perché ci rendiamo conto che la vita cristiana passa attraverso delle difficoltà, delle circostanze, anche la fede viene messa alla prova, ma questo è sicuramente tutto un percorso, un viaggio, come ci piace pensare, quando pensiamo alla vita di fede. È un viaggio da affrontare con l'aiuto di Dio, con la mano di Dio, il quale non si risparmia nei consigli, anche scendendo nel particolare di ognuno di noi. Dio non fa dei discorsi generali, Dio entra nello specifico della tua circostanza, della tua vita, e questa mattina vuole farlo in un modo particolare perché sa benissimo quello che stai attraversando e conosce benissimo il modo in cui tu puoi uscire dalla tua circostanza e fortificarti ancora. Domenico, sei, come dicevamo, collegato da Taranto. Cosa fai in quel di Taranto? Così una piccola presentazione per il pubblico di Review. Come cosa fai, scusa? Cosa, di cosa ti occupi lì a Taranto? E sappiamo, insomma, del tuo lavoro sociale, ci piacerebbe, insomma, che ci raccontassi molto brevemente. Sì, nella vita secolare sono un impiegato, quindi lavoro per un servizio pubblico. Infatti, in questo momento ho preso appositamente un permesso, quindi Ti ho ringraziamo. accelerato un po' i ritmi per concludere alcune cose. Quindi sono un impiegato nella vita secolare di un servizio pubblico. Poi, oltre a far parte della chiesa locale, curata da mio fratello, lui è il pastore, poi sono un volontario del centro Bethesda. E infatti, la settimana scorsa è stato intervistato Angelo Guarino, che ne è il presidente. Sì. Quest'anno, in particolare,
mi sto occupando, ecco, di fare dei colloqui con i ragazzi che sono ospiti nel centro Bethesda. E fra l'altro, da un po' di tempo avevamo sentito in cuore con mia moglie di ampliare un po' questa collaborazione con il centro Bethesda Onlus, visto che lì a Statte, dove c'è la sede, ospitano soltanto uomini. Noi abbiamo allestito e costruito appositamente nella nostra casa una stanza indipendente per ospitare delle donne. Alleluia. Poi strada facendo, ecco, anche in virtù dell'esperienza fatta, quindi il problema si poneva non solo per le dipendenze, ma proprio per chi, come stavi accennando, sta attraversando dei periodi spirituali difficili e ha bisogno di passare un periodo magari di preghiera, un periodo dove ritrovare soluzioni a problemi rituali. E abbiamo avuto l'esperienza poi di ospitare due donne in due momenti differenti e poi fare delle consulenze telefoniche, appunto, insomma, per quanto riguarda questi problemi che sopraggiungono nella vita spirituale. Bene, gloria a Dio per questo. Dio benedica grandemente anche tua moglie, Domenico. È bellissimo vedere grazie. Una famiglia si dispone ad un servizio così particolare. Siamo sempre grandemente toccati. Sappiamo che Dio, quando entra nella tua vita, prende ogni parte di essa, e quindi siamo figli di Dio, intesi, questo si intende proprio che ogni parte della nostra vita appartiene al Signore, ed è glorioso sapere quando due persone completamente arrese a Dio insieme realizzano un progetto alla sua gloria, proprio per l'accoglienza come ascoltavamo. E questo è un valore meraviglioso anche che ci comunica questa mattina la tua introduzione. Ma vorrei, senza troppo prendere tempo, andare direttamente al centro del nostro argomento, Domenico. Secondo te cosa intende l'Apostolo Paolo quando parla dell'uomo interiore? Bene, qualcosa l'abbiamo già accennata inizialmente con la sorella, perché appunto allora l'uomo è formato, e lo ripeteva anche Michele, da anima, corpo e spirito, così come leggiamo nella lettera ai Tessalonicesi. E fra l'altro c'è un versetto che voglio citare, che è molto bello, si trova in Proverbi 20:27, dove leggiamo: lo spirito dell'uomo è una lucerna del Signore che scruta tutti i recessi del cuore. Quindi lo spirito dell'uomo è una lucerna, è qualcosa che è all'interno della nostra vita, nella parte più intima della nostra vita. E quindi noi siamo in maniera somigliante a Dio anche una trinità, quindi anima, corpo e spirito. E quindi sono tre realtà che convivono nella nostra vita, tre realtà con diversi aspetti e diverse caratteristiche, sebbene noi commettiamo spesso l'errore di confondere l'anima con lo spirito. Però sono due cose ben diverse. Mentre, diciamo, l'anima, ecco, ci interfaccia nei sentimenti, non nelle cose di questa, lo spirito dell'uomo è la parte di noi che ci mette in contatto con le realtà spirituali. Quindi quando tu senti, per esempio, la presenza di Dio, avverti, ecco, la sua voce interiore, un suo richiamo, il Signore lo fa attraverso lo spirito dell'uomo. Quindi è lo Spirito Santo che comunica allo spirito dell'uomo. Se leggete Prima Corinzi capitolo 2 avete anche un'idea di questo. Mentre con l'anima noi ecco, ci interfacciamo con i sentimenti, per realtà interiori, però le cose sempre al mondo che noi viviamo. Quindi che significa? Che mentre nel corpo noi possiamo avere dei problemi anche legati alla salute o ai bisogni quotidiani, tipo fame, sete e così via, e allo stesso pari il nostro spirito ha bisogno di nutrimento. Però, ahimè, chi in realtà non ha avuto ancora un'esperienza di nuova nascita, come descrive la Bibbia, ecco,
questa lucerna è spenta, questa lucerna in qualche modo non è attiva, perché l'abbiamo soffocata nel tempo. Ma quando noi entriamo in contatto con l'amore di Dio, con la sua parola che ci parla del suo figliuolo che ci vuole salvare, e noi accettiamo Gesù come personale salvatore, ecco che qualcosa rinasce in noi, ecco che questa lucerna di cui vi ho accennato, scritta in Proverbi 20-27, si riaccende. Quindi sì, abbiamo una natura spirituale, essenzialmente spirituale, ma a volte noi possiamo, ecco, avere dei problemi proprio in queste aree, che possono essere come nel corpo, che si può ammalare, ma altresì si possono purtroppo realizzare anche dei problemi di carattere spirituale. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. L'Apostolo Paolo fa riferimento quindi a fortificare, ma questo mi lascia pensare, Domenico, che quindi l'uomo interiore può essere anche indebolito. E quindi quali potrebbero essere le cose da cui bisogna fare attenzione per non essere indeboliti nell'uomo interiore? Potremmo probabilmente ripetere un po' i concetti, ma vorrei che tu focalizzassi l'attenzione sui pericoli che ci sono. Sai, ma probabilmente il primo che mi viene in mente potrebbe essere, un esempio, la religiosità potrebbe in un certo senso abituare l'uomo e la donna di Dio alla voce di Dio, quasi come per dare per scontato che Dio ci parli, e in quel momento lì anche abbassare la guardia dalla consacrazione. Ma quali sono poi in realtà, in termini anche molto pratici, i pericoli che si corrono e che indeboliscono poi l'anima, l'uomo interiore? Ecco, magari leggo alcuni versetti che appunto cita l'Apostolo Paolo, e poi magari rispondo alla domanda anche in termini più esplicativi. Se ci portiamo in Efesini, al capitolo 3, dal versetto 13, poi continuiamo nel capitolo 4, vedremo degli aspetti che Paolo scrive. Leggiamo così: vi chiedo quindi di lungiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, e esse sono la vostra gloria. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora, colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Poi al capitolo 4 leggiamo i primi tre versetti. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà, mansuetudine, compassione, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Allora Paolo qui dice di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo, quindi lo spirito del Signore, nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Quindi la cosa bella, ecco, della fede è questo, che Cristo viene ad abitare in noi, come ho già detto, ci dà una nuova vita, e quindi nasce una relazione fra l'uomo
è Dio. E il punto di contatto è proprio lo spirito umano, quindi lo spirito dell'uomo ci mette in comunione, o meglio, ci rende in grado di sentire la comunione del Signore, la sua presenza e questa rigenerazione che lui crea nella nostra vita. Allora, però abbiamo detto giustamente che se vivo in qualche modo solo una forma di religiosità, cosa significa? Che magari io posso andare in chiesa abitualmente nei giorni prefissati, ma solo come un dovere. Quindi può succedere che nella mia vita quotidiana trascuro la mia comunione personale col Signore, la lettura della Bibbia, così come diceva la sorella Kelly. Ma questi passi, fra l'altro, ci fanno comprendere, tipo al verso 20, no? Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo a pensare, ci sta parlando comunque della comunione in questi versetti che noi dobbiamo avere con il corpo di Cristo. Quindi siamo chiamati sì a vivere la fede, a godere anche della salvezza, di questa certezza che il Signore ci ha dato, ma a viverla nel contesto del corpo. E noi sappiamo che il corpo, così come viene descritto nella Bibbia, il corpo di Cristo è la Chiesa. Quindi non mi stavo riferendo ovviamente al nostro corpo fisico, ma ecco che noi tutti insieme camminiamo e ci fortifichiamo l'un l'altro. E quindi può capitare che vediamo un fratello abbattuto o un fratello arrabbiato, allora cerchiamo di confortarlo, magari non demolirlo dicendo ma fratello forse tu non stai vivendo la fede, se magari stai vivendo questo problema. Cerchiamo di pregare per quella persona, confortare secondo la parola di Dio, perché ecco, in questo vedo tanta gente sconfortata, abbattuta, e vedete, a volte la prova può nascere da un fatto umano, materiale, per esempio perdere il posto di lavoro, un problema di salute o problema con i figli. Nella collaborazione col Centro Bethesda conosco tanti fratelli in Cristo che purtroppo hanno problemi con i figli legati alla tossicodipendenza o altro. Quindi c'è un contesto prettamente umano, quindi un problema che si vive incombente, però questo poi a volte arriva a toccare un po' la nostra parte spirituale. Arriva a toccare la nostra parte spirituale quando magari cominciamo a pensare che siamo troppo peccatori, che magari possiamo aver peccato e ci troviamo in una situazione in cui abbiamo perso la presenza di Dio. E sono quei momenti in cui in realtà il nemico ci sta attaccando, perché Dio non ci lascia e noi dobbiamo fidarci della parola di Dio, non delle nostre sensazioni. E quindi, come stavo descrivendo, si presentano delle prove nella nostra vita. E diciamo questo, che in realtà Dio sicuramente non permette che noi siamo tentati al di là delle nostre forze, ma se leggiamo l'inizio della seconda lettera ai Corinzi ci renderemo conto che talvolta Dio permette che le prove possano essere superiori alle nostre forze, ma c'è affinché noi confidiamo in Lui. Quindi ecco, c'è questo pericolo nel vivere la nostra vita cristiana, nella vita quotidiana: ciò che diventa una prova esterna può diventare una prova spirituale quando cominciamo una sorta di introspezione sbagliata ovviamente e cominciamo a pensare dei concetti, o a credere dei concetti in modo errato, e quindi ad arrivare anche a pensare che possiamo essere delle persone inutili, che addirittura abbiamo perso la salvezza, che siamo dannosi verso gli altri, oppure, come spesso accade, possiamo proprio avere delle ferite nell'ambito dell'animo, dello spirito, che possono essere cose che sono successe nella nostra vita e ci hanno così ferito, possono essere anche delle offese ricevute in ambito familiare, fra amici, e talvolta, consentitemi, anche in chiesa, fratelli, ci si può ferire, e sappiamo insomma che le conseguenze di queste cose hanno un carattere molto pesante.
e lì poi si può incorrere addirittura nella mancanza di perdono. E quello diventa molto grave, perché la vita non esclude che noi possiamo essere offesi, feriti, maltrattati. È il caso tipico, per esempio, di chi riceve delle offese dal datore di lavoro e poi viene licenziato, quindi si dice oltre al danno la beffa, cioè oltre a perdere il posto di lavoro magari ti ha fatto sentire inutile, ti ha fatto sentire inoperoso, ti ha fatto sentire una persona che approfittava di una certa situazione, ed è molto grave, perché poi ci sono delle ripercussioni interne che te le porti dietro come un peso. E se poi si arriva, come stavo dicendo, a nutrire un risentimento verso quelle persone, ho fatto un esempio pratico chiaramente, allora si comincia a vivere malessere, che ti mette in cattiva condizione sia verso gli altri ma anche verso Dio stesso, perché quando ti presenti in preghiera probabilmente avverti questo peso e non riesci a buttarlo giù e avere una vita di preghiera piena. Dimela, sì, è vero, Domenico. Bellissimo il passaggio che ci hai esposto, anche parlando proprio della differenza tra tentazione e prova. Prima di proseguire, mi è venuta in mente, diciamo, una domanda forse un po' troppo personale. Volevo chiederti se hai vissuto magari qualche esperienza che vuoi condividerci, ma prima di farlo vorrei chiedere alla regia di mandare in onda un brano musicale nel quale la band di Sorgente di Vita ci parla proprio attraverso un canto della importanza di fare la differenza. Cosa per fare la tua volontà in me, il mio cuore anela te. Questa vita ora vivrò per piacere al tuo cuore, oddio, la tua verità mi cambierà. Cosa per fare la tua volontà in me, il mio cuore anela te. Questa vita ora vivrò per piacere al tuo cuore, oddio, la tua verità mi cambierà. Io vivrò per vedere la gloria su di me, i giorni miei dedicherò a te. Non posso stare più lontano dal tuo amore, la vera libertà io ho trovato solo in te, sei più di quello che io posso immaginare, posso immaginare. Lascio ogni cosa per fare la tua volontà in me, il mio cuore anela te. Questa vita ora vivrò per piacere al tuo cuore, oddio, la tua verità mi cambierà. Io vivrò per vedere la tua gloria su di me, i giorni miei dedicherò a te. Non posso stare più lontano dal tuo amore, la vera libertà io ho trovato solo in te, sei più di quello che io posso immaginare. Thank you.
te farò la differenza. Nessuno mai potrà separarmi da te. Insieme a te farò la differenza. Nessuno mai potrà separarmi da te. Insieme a te farò la differenza. Nessuno mai potrà separarmi da te. Non posso stare più lontano dal tuo amore. La vera libertà io ho trovato solo in te. Sei più di quello che io possa immaginare, possa immaginare. Non posso stare più lontano dal tuo amore. La vera libertà io ho trovato solo in te. Sei più di quello che io possa immaginare, possa immaginare, possa immaginare. Welcome to the Agrihood. Carnes Crossroads is a new home community with a farm-to-table lifestyle. Just outside of Charleston, here, community is defined by gathering together and our deep connection to nature. Our future farm and amenities are taking root and blooming into something you've always dreamed of in a fun, healthy, and social environment. Come home to the Agrihood, where you can plant roots and thrive. Learn more at carnescrossroads.com. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A The View stiamo trattando l'argomento della fortificazione dell'uomo interiore. Lo stiamo facendo con il nostro amico e fratello Domenico Scotifero in collegamento da Taranto e appunto ci ha raccontato l'importanza che l'Apostolo Paolo mette nello scrivere agli Efesini quando parla proprio di questo aspetto, fortificare l'uomo interiore. Quando parliamo di uomo parliamo sia di uomo maschile, uomo femminile, quindi inteso come certo. Anima che non ha sesso, quindi se sei un uomo, se sei una donna, sei esattamente allo stesso modo il destinatario di questo messaggio. Fortificate l'uomo interiore e mi rivolgo a Domenico, quindi puoi raccontarci qualche esperienza che mette bene in enfasi questo aspetto spirituale importante? Sì, certo, allora è qualcosa che non ho mai fatto così in pubblico e con un audience di questo tipo. Però dico, ecco, brevemente vorrei raccontare questa esperienza che in realtà ha avuto una durata piuttosto lunga nel tempo. E mi sono trovato un tempo fa, ero già convertito, a dover attraversare delle forti delusioni sotto tanti punti di vista, e quindi è cominciata una sofferenza latente nella mia vita che ho portato con me per diverso tempo, anche per troppo tempo purtroppo. E chiaramente mentre racconto questo ripeto, non è che magari in questo luogo ho sempre stato male, però ecco, è come se io ricadessi in alcuni stati d'animo non buoni e non mi permettevano di avere una piena comunione col Signore, come dice Paolo, una pienezza, non che avessi perso assolutamente la salvezza o il battesimo dello Spirito Santo e così via, ma il Signore mi ha fatto attraversare un deserto. Quindi mentre vivevo questi primi stati d'animo, ma in qualche modo ecco, li affrontavo, una sera particolare mi sono ricordato proprio mentre
dovevamo prepararci per questa intervista, mi ricordo che una sera in particolare ero già provato da tante cose. Mi arrivò un messaggio da parte di una persona molto molto forte, e in quell'occasione, forse è difficile pure da spiegare, sentì come qualcosa che si rompeva dentro, come poi si è sentito un crack all'interno della mia vita, e lì sono scivolato poi pian piano in una forte depressione con stati d'animo molto brutti. E questo, come vi dicevo, ecco, è durato un bel po'. E quando vivi queste esperienze, che cosa succede? Cominci a pensare di aver fallito in tante cose della tua vita, cioè nella vita lavorativa, ma anche nella vita stessa di famiglia, di amicizie, parentela. Cominci a pensare, purtroppo, di aver fallito anche come credente, come figliolo di Dio nel servizio. Io anni fa sentii, ecco, una chiamata nella mia vita a servire il Signore. Eravamo sposati con mia moglie e avevamo delle esperienze in cui il Signore ci ha parlato di servizio, che magari si sta proprio concretizzando a distanza di tanto tempo. Però era necessario che io passassi questo deserto, perché poi questo mi ha reso in grado di comprendere chi è nella sofferenza. Paolo stesso scrive nelle lettere ai Corinzi che attraverso le sofferenze da cui lui stesso era passato era in grado poi di aiutare gli altri. Questo è successo anche a me. E quindi poi c'è una dimensione, come vi dicevo, da un lato umana, quindi nel lato dell'anima, no? Legato alla sofferenza o a cattivi ricordi, e poi, come ho detto, si può arrivare anche purtroppo alla mancanza di perdono, e quindi poi di quello sì che diventa un peccato in te. Ma si arriva a una dimensione spirituale in cui poi c'è poi un attacco spirituale nella tua vita, mirato a ecco, come se una voce ti dice: ecco, Dio non si cura di te, le sue promesse sono state vane, hai creduto al nulla. E queste frasi cominciano a bombardare la tua vita, tanto da mettere in dubbio la tua stessa fede. Però in realtà Dio non mi ha abbandonato, ve lo premetto, perché in quelle esperienze Dio è stato con me, e ho avuto un'amica che è la parola di Dio. Sì, la mia amica in questo periodo, quel periodo, è stata la parola di Dio che mi ha fortificato, e quando veramente le forze venivano meno, la parola di Dio aveva questo potere di risollevarmi. Magari l'errore che ho potuto commettere è che sono ricaduto più volte in un sistema di pensiero, e quindi da un lato poi comincio a comprendere che ci sono delle soluzioni nella parola di Dio, ma anche nel tuo atteggiamento. Questo lo voglio precisare, perché mi trovo spesso a dare dei consigli telefonici, non voglio nemmeno dire consulenza, sarebbe troppo, però dei consigli da fratello. E in queste richieste, allora, le persone, o i fratelli e sorelle, esprimono dei problemi che stanno vivendo, e io propongo delle cose, dico: ti sei arreso al Signore? Perché la resa è un punto determinante per dare una svolta a situazioni brutte della tua vita. Quando dici: Signore, ok, io oltre questo non posso andare, non ho più soluzioni, non ho più la soluzione economica al problema o di affrontare una certa malattia. Quando arrivi a quel momento, io ti do un consiglio: arrenditi al Signore, perché nella resa Dio ti fa rinascere. Questo lo testimonio di aspetti della mia vita dove io cerco con le mie forze di farcela, lì in effetti posso raggiungere dei risultati discutibili, ma quando mi arrendo al Signore, allora lì subentra la mano dell'Onnipotente, ed è un altro discorso. Quindi in questi dialoghi, come vi dicevo, c'è un punto fondamentale che è la resa, c'è la confessione, cioè se hai commesso dei peccati, devi confessarli a Dio, come anche la mancanza di perdono, e se hai bisogno di perdonare, devi perdonare. Se non cominci a mettere a posto le tue relazioni umane con gli altri uomini, con i fratelli, sorelle e con Dio, non puoi riprendere il cammino. Quindi
Da un lato, ripeto, ci possono essere problemi contingenti umani, dall'altro problemi spirituali, di attacchi spirituali. Allora, risolvi i tuoi problemi umani, che possono essere di relazioni con, relazione con gli altri, ma addirittura anche con il marito, la moglie, i figli, con la fratellanza, e poi con Dio. Cioè, se tu stai vivendo, per esempio, dei peccati che la Bibbia condanna e ne sei cosciente, allora comincia ad abbandonarli, a confessarli, chiedere perdono a Dio, chiedere perdono agli altri se è necessario, e perdonare gli altri. Sono dei punti inscindibili che, se non vanno affrontati correttamente, è difficile riacquistare il percorso. Comunque, in tutto quello che vi dicevo, che è stato per me una forte prova, poi fra l'altro si inserisce un incidente che io ho subito, dove fui investito da una macchina mentre ero in bici e ho rischiato di morire perché ho avuto dei traumi molto molto pesanti. Non entro nei dettagli perché forse vorrei raccontare questa testimonianza esplicitamente in un'altra occasione, però Dio mi ha salvato colosamente. E in quella situazione io sentii la voce di Gesù che mi ha richiamato al suo servizio e a responsabilità. E come vi dicevo, mi ha salvato miracolosamente, perché fu investito mentre ero in bici, fui ritrovato dai carabinieri sotto il furgone. Non vi dico lo stato in cui mi trovavo, però se sono qui e posso muovere braccia, gambe e tutto, è stato un miracolo, perché Dio mi ha ridato non solo la vita, ma tanto altro. Però ecco, poi si inserisce in questo contesto che, a distanza di un anno circa dall'incidente, ho cominciato ad avere dei forti dolori sulla schiena, sulla cervicale, perché magari avevo dei problemi, ma questo incidente li ha amplificati. Che cosa è successo? Che per un periodo, non dormivo più la notte. Quindi da un lato erano dolori fisici, dovuti a delle ernie e altri problemi. Dall'altro, mentre non dormivo, mi venivano alla mente, ecco, pensieri brutti, per dire, ecco, tu non ce l'hai fatta in questo, non ce l'hai fatta in quest'altro, dovevi agire così in questa situazione, non l'hai fatto. Quindi in ogni cosa, in ogni pensiero, io mi sarei bocciato in tutte le cose della mia vita. Ed è lì che ho cominciato a dire, Signore, se a questo punto le mie capacità sono state quelle, io mi affido a te. Questo chiaramente l'ho raggiunto in un percorso, tramite la parola di Dio, tramite il consiglio dei fratelli, tramite la preghiera. E poi, ma ho scoperto anche una cosa importante. Allora, da un lato il Signore due volte mi parlò, una volta tramite la profezia di un fratello, un'altra volta invece in un modo diverso, vi racconto. C'era un raduno provinciale nella mia zona, feci tardi perché non si trovava parcheggio assolutamente a Taranto, e proprio nell'entrare in chiesa, sebbene in ritardo, nel momento in cui chiese, un fratello diede una profezia e disse esplicitamente: tutto quello che ti è successo è stato per volontà mia. E io dissi: Signore, ma come fai a parlare così in maniera precisa? Perché proprio nel momento in cui io sono entrato in quella chiesa c'è stata quella profezia ed era la risposta che io cercavo. Cioè, Dio aveva permesso determinate cose nella mia vita, è passato ancora del tempo e poi quella frase io l'ho risentita mentre stavo per entrare nel mio studio, domandavo delle cose fra me e me, il Signore mi ha fatto risentire a livello interiore questa frase: quello che è successo, io l'ho permesso, è stato per mia volontà e per farti comprendere con le sofferenze e tutto quanto. Poi c'era a questo punto un altro problema: affrontare il nemico della nostra anima, perché ho cominciato a comprendere che ciò che stava avvenendo nella mia vita non era la semplice prova da superare, ma era proprio un attacco del nemico della mia vita. E io dicevo: ma come faccio? A questo punto forse non ho la forza spirituale di poter cacciare queste cose dalla mia famiglia, dalla mia vita. Ed è lì che ho dovuto poi rivedere, grazie alla parola di Dio, l'autorità che noi abbiamo in Cristo, perché noi sì siamo uomini limitati, ma il nostro potere, come abbiamo anche detto, viene dallo Spirito, viene dalla croce di Cristo, dall'autorità che Cristo ha delegato alla Chiesa per ognuno di noi. Quindi, una volta
ripristinato, come dire, la tua relazione con Dio e con gli uomini, riapprende la tua autorità in Cristo, anche per scacciare demoni e regnare come Cristo ci ha insegnato, senza timore, senza fare spettacolarizzazione delle cose, ma credendo che quella croce e quel sangue ha vinto il nemico, e quindi tu uscire da questi problemi. Da lì rinasce un po' il mio percorso in salita, anziché in discesa. Ma è necessario, questo è quanto ci stavano anche chiedendo gli amici, è sempre così necessario attraversare momenti difficili per capire i valori più importanti della fede? È proprio sempre così difficile comprendere i valori spirituali senza vivere delle difficoltà? Domenico. È chiaro che Dio ha un percorso per ognuno di noi, non credo che sia strettamente necessario. Purtroppo noi vediamo anche attraverso alcuni personaggi biblici che non arrendendosi completamente al Signore nella loro vita da subito, ecco che attraversano dei periodi particolari. O Dio li permette sempre a fin di bene, però se noi quando ci convertiamo in realtà diamo tutto il nostro cuore al Signore e togliamo tutto il superfluo, perché noi abbiamo un concetto forse sbagliato di successo nella vita, allora ecco che a volte viviamo questo connubio fra la nostra vita materiale e quella spirituale che difficilmente riescono ad andare bene d'accordo insieme. Se ci sono dei fratelli che da subito accettano con un cuore grato il Signore, senza riserve e tutto, probabilmente si risparmiano delle prove che magari ad altri sono servite. Però tutto è sotto il controllo di Dio, un po' come la storia di Giuseppe. Se vi ricordate Giuseppe nella storia di Genesi, lui subisce delle cose che non si è cercato, viene venduto dai fratelli, reso schiavo, però c'era un piano di Dio proprio per la salvezza di questi popoli, dei suoi fratelli, e lui riconosce alla fine che in tutto questo c'era la mano di Dio. Quindi una risposta potrebbe, è chiaro che è molto personale la cosa, ma una risposta potrebbe essere che quando noi siamo completamente arresi a Dio ci risparmiamo sicuramente tante prove, fratello Michele. Sì, volevo chiederti in chiusura, vuoi lasciarci qualche consiglio e ti do un tempo eventualmente, altrimenti possiamo salutarci. Noi comunque ti ringraziamo di cuore perché è stato un tema affrontato con un'apparente leggerezza ma con grande meditazione, e abbiamo anche raccontato le esperienze che possono aiutarci ad approfondire durante la nostra meditazione personale durante il giorno questo tema molto importante, quello di fortificarci alla presenza del Signore. Sì, Michele, allora, il capitolo 4 degli Efesini sicuramente ci viene in aiuto in questo. Poi ci sono a volte aspetti personali che vanno visti nello specifico, magari con i pastori, con fratelli anziani nella fede. Però ecco, vi voglio leggere alcuni versi che vanno da Efesini 4, capitolo 20, Efesini 4 dal versetto 20 in poi. E non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Cristo, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Qui vi leggo velocemente alcuni punti chiave che fanno parte di questo di questi versetti, dove a un certo punto Paolo dice al verso 20
spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Se tu ti sei convertito, spogliarsi del vecchio uomo significa togliersi di dosso quei preconcetti, quelle mentalità, quelle cose che ti condizionano, perché ecco, si vuole vivere forse con un piede in chiesa, un piede nel mondo, ma questo si sposa male. Quindi ci sono, oltre al peccato, proprio quelle che ho cose che riguardano carichi che noi ci portiamo appresso che non vanno bene. Quindi spogliarsi dell'uomo e quindi anche dei risentimenti, anche dei pensieri negativi, soprattutto perché stiamo parlando di un livello spirituale, non prettamente materiale. E poi rinnovati nello spirito della vostra mente. E beh, qui si aprirebbe un capitolo molto grande, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Quindi stiamo parlando di una relazione proprio molto importante fra lo spirito, l'anima e la mente, quindi quel pensare, perché sia influenzato dalla parola di Dio, da ciò che Dio vuole nella nostra vita e non dall'uomo carnale. Cioè, mentre noi con l'anima, col corpo, desideriamo determinate cose, magari lo spirito di Dio ci fa anelare altre. E qui c'è questa lotta che Paolo descrive bene nella lettera ai Romani. Ma se noi soccombiamo alle cose della vita quotidiana, ogni giorno, è chiaro che non riusciamo a vivere una vita piena di spirito. Ma se noi rinnoviamo la nostra mente, facciamo vivere la parola di Dio nella nostra mente ogni giorno, ecco che cominciamo a rinnovarci e a vivere in vittoria, come dice la parola di Dio. E poi ci sono consigli pratici che noi leggiamo ai versi, per esempio al verso 29, però non eravamo ancora arrivati lì, dove per esempio leggiamo: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi sul bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristare, poi c'è una parte più pratica, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. E dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati Cristo. Una breve riflessione dove dice: nessuna cattiva parola. Se voi ci fate caso, nel libro dei Proverbi, ci sono vari spunti del libro dei Proverbi, però tutti non riesco a leggerli, dice: sei colto nel laccio dalle parole della tua bocca. Vedete, quando noi proferiamo delle cose, tipo nella mia vita non andrà mai bene, nella mia vita tutto andrà male, stiamo pronunciando delle maledizioni. Infatti la parola dice: sarai colto nel laccio delle parole della tua bocca. Oppure la bocca del giusto è una fonte di vita. Quindi volevo raccontarvi una testimonianza, ma non c'è tempo. Allora, quando si vive nella negatività, siamo abituati a lamentarci, dire: ecco, mi è successo questo sul lavoro, mi è successo questo e questo imprevisto. E quindi, anziché lodare Dio con la nostra bocca, pronunciamo delle maledizioni verso noi stessi. È ovvio che non sto parlando di auto-ottimismo e altre cose, se no si scivolano cose meno buone, che sono tipo New Age ed altro, ma lungi da noi queste cose. Invece noi siamo chiamati a benedire il Signore con le nostre bocche e ringraziarlo del continuo. Perché, ecco, un altro punto importante è ricominciare a lodare il Signore. Sapete, anche quando tutto apparentemente va male, perché tante volte i problemi sono esistenti ma gonfiati, quindi sono apparenti. Allora, comincia o ricomincia, caro fratello, cara sorella, a lodare il Signore. Sta vivendo sofferenza, angoscia, problemi che probabilmente nessuno ti comprende, ma il Signore sì. Allora comincia a lodare il Signore. Anche nella lode c'è una chiave di uscita, sicuramente. E infatti, se noi leggiamo anche qualcosa nel capitolo 5 di Efesini, sto correndo perché, visto che il tempo è andato davvero avanti, Paolo dice ancora: siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Come si dice ai santi: né fornicazione, né alcuna impurità,
né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Piuttosto abbondi il ringraziamento, appunto, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore impuro avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti e così via. Quindi aprite un po' la lettura. Quindi c'è una parte che riguarda il nostro comportamento esteriore, quindi nel non comportarsi come persona del mondo, nel linguaggio, nelle cose che si fanno nel mondo, ma piuttosto noi siamo chiamati ad amare. Perché questa vita che noi viviamo, spirituale, lo ribadisco, ecco, non è un fatto solo privato, ma siamo chiamati a vivere nel corpo che è la Chiesa, quindi in comunione con i nostri fratelli. E a un certo punto c'è un versetto, che è il versetto 14, si trova in Efesini 5, sempre 5, versetto 14, e Paolo esordisce con queste parole e dice: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Quindi a volte può avvenire un periodo di buio nella nostra vita, di sofferenza, anche piuttosto lunga, però la parola di Dio ti dice con autorità: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Quindi il messaggio può essere per chi sta vivendo questi periodi, è innanzitutto non arrenderti. Noi siamo chiamati al combattimento, infatti la sorella ha letto appunto Efesini capitolo 6, dove parla del combattimento. Non ce ne eravamo messi d'accordo, ma credo che Dio abbia sposato tutto quanto insieme. Chiedo scusa. Per farci comprendere, ecco, ci sono delle cose che noi dobbiamo fare come impegno nel nostro comportamento, nel modo di attuare la parola di Dio nella nostra vita, però c'è anche, come dicevo, una dimensione di combattimento spirituale che, rispondendo ancora alla domanda di Michele di prima, nessuno esente dal combattimento spirituale. Certo, ci sono quei fratelli che in realtà vivono un cristianesimo molto limitato, fatto soltanto magari di presenza ai culti ed altro, e forse non hanno tante prove, ma quando in qualche modo vuoi davvero servire il Signore con un certo impegno, le prove non mancheranno, come non sono mancate nell'Apostolo Paolo e in tanti di noi. Ma la parola che, ripeto, risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Perché le soluzioni ai nostri problemi arrivano dall'alto. Allora, quando riattiviamo la fede, noi ci rimettiamo in linea, diciamo così, con Dio, con il nostro prossimo. Alleluia. E ci arrendiamo al Signore, lì c'è la nostra vittoria. E sappiatelo che Cristo ha vinto Satana, ha vinto i demoni, i principati, le potestà, grazie a cosa? Grazie a quella croce. Quando noi crediamo e professiamo e confessiamo questo, scaturisce la nostra vittoria non solo a livello personale, ma a livello anche di Chiesa e come regno di Dio. Amen. Gloria a Dio. Grazie Domenico. Grazie per questa considerazione, per questo tempo che ci ha dedicato. Siamo felici di averti avuto oggi con noi a Review, e anche per come abbiamo affrontato un tema di grande importanza che può aiutarci, perché no? Il lunedì è un po' una giornata di apertura, no? Proveniamo dalla benedizione del weekend, però poi c'è la settimana davanti da affrontare. Perché no? Potrebbe essere proprio un elemento di grande meditazione in un tempo, in una giornata di partenza come quella del lunedì. Io ti ringrazio a nome di tutti e grazie anche per il tempo. E Dio benedica te e tua moglie per il ministero e il servizio che vi ha affidato. Siamo sicuri, grazie, che il Signore, che presto ci porterai delle nuove storie di benedizione in cui il Signore ha operato, e anche avremo possibilità di ascoltare il resto delle testimonianze che desideravi raccontarci stamattina. Grazie e appuntamento alla prossima volta qui insieme con gli amici di Review. Ringraziamo anche i nostri amici per come ci avete seguito, è stato bello avervi con noi, abbiamo anche apprezzato i tanti messaggi che ci sono arrivati. Ringraziamo il Signore per quanto Egli ci concede anche in questa semplicità, a volte sembra così estemporanea, felice, gioiosa, poco
preparata, potremmo apparentemente dire, ma in realtà lo Spirito Santo aveva già preparato ogni messaggio, ogni parola per arrivare alle persone precise in un momento preciso. Grazie per come ci hai seguito, puoi ancora contattarci al numero che è appena apparso in sovraimpressione e ancora 379-27-108-54 e puoi ancora, perché no, condividere questa diretta con i tuoi amici. Puoi anche trovare il resto delle dirette e delle puntate di Review sui nostri canali social e poi semplicemente condividere il link di Parole di Vita con quanti conosci in una forma, direi, mai stata così semplice per evangelizzare. Basta dare una parola ai nostri amici con il link del sito e dei nostri canali, del nostro network cristiano. Siamo in collegamento televisivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Niente di più facile che quello di condividerlo e farlo sapere ai nostri amici. Vi suggeriamo di continuare a stare collegati con noi su Parole di Vita, perché tra poco, alle ore 14 precisamente, andrà in onda una nuova e ricca puntata di Donne di Fede e poi a susseguirsi La Voce della Liberazione e ancora tante altre dirette nella giornata di oggi per l'edificazione dell'uomo interiore. Quindi restiamo connessi, restiamo stretti al Signore per una nuova benedizione sulla nostra vita. Dio ti benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.